Questo video illustra la sezione maestra di una nave in ferro inchiodata. Attraverso il succedersi delle immagini vediamo gli elementi principali che la compongono. Cominciamo dalla chiglia. Si tratta di una robusta trave in ferro che corre da prua a poppa e che costituisce la spina dorsale della nave. Sulla chiglia sono fissate le ordinate, che sono strutture trasversali che rappresentano le costole dello scafo alle quali viene fissato il fasciame. La parte inferiore delle ordinate è costituita dal madiere, che finisce superiormente con la cantoniera rovescia. Sopra il madiere c'è il paramezzale centrale, che corre lungo l'asse longitudinale della nave, che rappresenta una sorta di chiglia interna. Lateralmente al paramezzale centrale ci sono i paramezzali sui madieri e, verso l'esterno, i paramezzali laterali, tutti correnti in senso longitudinale. Alle ordinate sono fissati i bagli, che sono robuste strutture trasversali che sostengono i ponti. Hanno curvatura rivolta verso l'alto per favorire lo scarico dell'acqua. Questo è il baglio inferiore. Questo è il baglio di coperta. Questo è il baglio superiore. I bagli sono sostenuti dai puntali che sono sistemati lungo l'asse longitudinale della nave. Lo scafo è rivestito con lamiere inchiodate alle ordinate e fra loro. Le prime due lamiere ai lati della chiglia prendono il nome di torelli. Innanzitutto vengono fissati i corsi interni, ovvero corsi di lamiere applicati distanziati fra loro. Ai corsi interni vengono sovrapposti e inchiodati i corsi esterni. Prima il fasciame del fondo, poi il fasciame di curvatura ed infine il fasciame laterale. La parte del fasciame che sale oltre il ponte superiore prende il nome di impavesata ed è sostenuta dai candelieri. L'impavesata termina superiormente con l'orlo. I ponti sono costituiti da lamiere fissate ai bagli. Questi sono i trincarini del ponte inferiore o ponte di corridoio e questo è il piano del ponte. Questi sono i trincarini del ponte di coperta e questo è il piano del ponte. Questo è il ponte superiore. Se volete saperne di più, visitate il sito www.mitidelmare.it e in particolare le pagine Arte Navale e Termini Marinareschi.